Benvenute in un nuovissimo weekend vlog. Questo weekend vlog inizia proprio di venerdì pomeriggio, quasi sera. Sto tornando dal lavoro, si vede dalla faccia. Oggi ho anche il collettino da brava ragazza. E niente, praticamente benvenuti a novembre, più che altro perché c'è un freddo veramente boia. E meglio così, perché la notte si respira di più, devo dire. Però questi ultimi tre giorni a Firenze ha fatto veramente Turbini, ho inventato una nuova parola, un misto tra tuono e fulmini, tuoni, saette, qualsiasi cosa. Ovviamente dovevo io sistemarmi la terrazza per far vedere tutto sto casino e non poterla utilizzare. Bene, si sapeva insomma che andava a finire così. Comunque, finalmente la settimana lavorativa è finita e ogni volta è sempre una settimana molto importante, devo dire. È successo quanto. E niente, quindi diamo inizio a questo weekend. Tornata a casa, finalmente. Sto mettendo a posto la spesa dell'Esselunga che mi è arrivata a casa. Non penso farò uno svuoto alla spesa sto giro, anche perché mentre sono arrivata Gabriella stava già sistemando. Vi volevo però segnalare dei biscottini molto buoni, che sono questi di misura Privolat. Questi sono quelli con gocce di cioccolato, ovviamente sono senza olio di palma, senza latte, senza uova, ma sono la fine del mondo, cioè sono veramente veramente buoni. Non costano neanche tantissimo, perché ho 320 grammi, mi sembra 2 euro e qualcosina, non penso arrivino a 3 euro. Poi un'altra cosa che ho acquistato e che mi serve in realtà per fare il pane è il miele monoporzioni, così. Questo è della Hero e l'ho preso perché per fare il pane integrale, che faccio appunto ormai sistematicamente con la macchina, scusa nel frattempo mi guardo sti capelli, e ho bisogno anche della ricetta, c'è il miele, insomma c'è un cucchiaino di miele, non utilizzandolo ora perché Megan lo sta bevendo senza, praticamente non ce l'ho e quindi non mi andava di prendere il barattolone, anche perché costa tanto. Prendo queste monoporzioncine, magari la apro e la posso usare anche due volte, 2, 4, 6, 8, 10, quindi almeno per 10 impasti mi va bene. Ah, avevo preso anche il lievito di birra fresco, vediamo se Gabri l'ho messo a posto. Eccolo, questo qui della doppio, quando scade 24 luglio, meno male, almeno un mese. Ne avevo presi 2 o 3, 3, oddio. Sì, anche perché l'altro mi scadeva, ecco, si è ammaccato, bravissima, mi scadeva il 29, quindi in realtà è scaduto. E poi niente, ci sono altre cose, c'è l'hamburger a sconto e bla bla bla. Bene. Ho cambiato farina integrale, prendo sempre quella della Viver de Coop, ma ora era finita. E ho preso questa invece del Molino Chiavazza, che è sempre bio ed è integrale. Questo però è mezzo sacchettino, quindi ne ho presi due. Va bene, cos'altro? Questo. Ore 10:30. I saldi sono appena iniziati, ho già iniziato a fare danni. No vabbè, ma sto sbancando, Vedetemi in casa perché sono le 11:30 del primo giorno. Solo il tempo mi poteva fermare, sta piovendo, devo scappare. Uffa. Ok, mi sono messa la sciarpina al volo perché sta venendo veramente a fare una mega pioggia. Se vi appoggio magari si chiacchiera, vi racconto un po' dei saldi. Così riuscito a stare. Magari vi racconto qualcosina dei saldi. E allora, ovviamente vi guardo poco e niente perché devo guidare. Allora, io sono stata praticamente all'apertura dei saldi, ma perché dovevo andare a fare un altro servizio, una commissione in un posto dove bisognava andarci per forza presto. E quindi dopo ho approfittato, visto che nessuno mi... Allora, dove abito? Aspettate, abito di qua. No, che come sapete, avendo cambiato tre case negli ultimi nell'ultimo anno e mezzo, a volte sono un po' in difficoltà a capire, perché sono proprio in tre zone diverse,
Quindi dove sono stata? Sono stata subito da Miriade, che è un negozio che non so se sta in tutta Italia, ma penso mi sa proprio di sì, che vende borse di diverse firme. Back home! Adesso devo, dopo aver fatto tutti i danni, che avete visto un po' di sacchetti in giro, poi magari non so se farvi subito un video haul di saldi oppure aspettare un po', anche perché oggi il tempo è brutto, quindi penso che anche oggi pomeriggio saremo un po' in giro per saldi. Mi piacerebbe andare a vedere anche Primark cosa propone con i saldi. E ora devo organizzare qualcosa da mangiare, anche perché è mezzogiorno, no, è l'una meno un quarto. E quindi vediamo un po' che cosa mangiare, ma questi fiori li devo buttare. Ci sono i fiori che ha regalato la nonna di Megan a Megan quando ha fatto il, come si chiama? Il saggio di danza. Ve li faccio vedere, aspettate. Eccoli, però vedete si sono appassite praticamente le rose. E mi sa che adesso le butto via. Per me è sempre triste buttare i fiori, infatti preferisco comprarli finti e farli vivere dove devono vivere, perché poi non mi piace buttarli. Comunque, io preparerei qualcosa da mangiare. Non lo so che ci mangiamo, ragazzi. La pasta sicuramente. Boh, vediamo se faccio qualche sughetto buono. Ah, dimenticavo, stamattina prima di uscire, perché sono uscita presto alle 9, ho messo a fare il pane integrale ed ecco ora che sono tornata, praticamente un quarto d'ora fa ha suonato e no, anche 20 minuti perché ci ho messo 3 ore e 20. Eccolo qua, ora sto aspettando che si freddi per poterlo staccare da dentro, perché c'è anche la possibilità di togliere le palettine sotto, no? Vi fa dei bip, voi lo potete togliere così che vi viene il paletto intero, il paletto, il panetto. Io appunto non c'ero, loro dormivano, quindi le lascio quasi sempre all'interno perché appunto la genelata è che torni e trovi il pane fatto. E lo faccio vedere un po' più da vicino, ecco questa è la crosta. L'avevo fatto mi pare 3 giorni fa, l'abbiamo finito, o 2 giorni fa, non mi ricordo, forse 3. E adesso ho rifatto un altro panettino, è quasi 1 chilo, un po' meno, sarà 7,50. E nulla, mi ci sto trovando veramente bene. Vorrei iniziare a fare anche delle ricette nuove. Qualcuno di voi mi ha suggerito la tummina, mi sembra si chiami, che non conoscevo, devo cercare. Ieri comunque ho preso altre farine. Aspettate, qua dentro c'è un macello. Dov'è? Dov'è? Anche questa di solito uso, che è della, come si chiama? Di Penny Market, però questo è un preparato. E diciamo che viene buono, ai cereali, però preferisco veramente farlo io con i miei ingredienti più che prendere preparati. Questo è l'unico che ho preso. Questa è la, neanche vegana, questa qui, la farina integrale del Mulino Chiavazza, e poi ho usato anche la loro farina Manitoba, che è questa. E nulla, il risultato mi piace sempre tanto. Devo provare, aspettate, vedete com'è morbido? Devo provare anche con altre farine, magari la Kamut, vediamo un po'. Magari vado da Natura Sì a guardare un po' cosa c'è. Bene. Ok, ho iniziato a imbastire qualcosa, faccio vedere. Sughettino di pesce con le vongole. Qui ho messo l'acqua, ora non so che fare di secondo. Sto pensando a una bella caprese perché ho comprato, vi faccio vedere. Allora, in realtà io pensavo di aver comprato la busta grande, la mozzarella di bufala senza lattosio, comunque inferiore allo 0,1, alta digeribilità. Perché sto provando anche a mangiare con meno lattosio, insomma, cercando di evitarlo ove possibile per capire un po' di cause, glutine, robe varie, insomma, argomenti vari di allergie o non. E quasi quasi provo quella, vediamo che effetto mi fa. Non lo so. Magari la divido tra me e loro, a loro gliela faccio l'altra mozzarella e io mi faccio questa, perché mi va anche qualcosa di fresco. Lo so che col pesce non è il massimo, poi la caprese di secondo, però fuori ragazzi c'è un vento allucinante, perciò guardo lì, cioè vi faccio vedere, sembra novembre. Vabbè, lasciate stare la zanzariera, ma non so se si vede. Quella pianta lì che è enorme, qui sembra piccolina, si muove tanto, tanto, tanto. Qui fuori c'è un macello in terrazza, che mi dite fatecela, fammela vedere, fammela vedere. In realtà c'è ancora un macello, per questo non ve l'ho poi mostrata, però vi ho messo la foto del divano nell'anteprima del video per chi me lo chiedeva, è quel divano lì. E nulla, aspettate, vi porto fuori a vedere. Praticamente, ah no, le ha lavate? No, non le ha lavate. Ho preso i vestiti estivi, insomma, del cambio di stagione che avevo fatto tra le cose da buttare, che avevo ancora impacchettate.
Guardate, c'ho questa mega bustona qui, poi c'è quest'altra scatola dalla quale ho tolto quei vestiti, dov'è? Questi qui che vanno lavati in lavatrice e non ci sono problemi, non si rovinano. E poi invece ci sono, dove me li ha messi Gabri? Questi qui che sono, aspettate c'è questo scotch, questi qui che sono super delicati perché di pizzo, plissé, robe varie, che invece devo lavare super delicati, appunto. Lui ci ha messo le scarpe sopra, scusate, ma qua fuori è appunto un macello. Il lato della terrazza dove c'è la lavatrice c'è un po' di casino, anche se ora ho trovato un modo per dividere le due terrazze. E vabbè, fatemi alzare un po' di roba. Ecco il secondo, la presina con appunto quella mozzarella lì. E questi pomodorini qui, che non mi viene il nome, comunque sono quelli piccoli piccoli piccoli, come si chiamano? Aspettate, ve lo dico, il datterino, ecco, sì, il datterino, li ho presi appunto alla Esselunga. Eccoli, ora vado a mangiare il primo però, c'ho una fame. Buon pomeriggio! Noi finalmente usciamo, anche se fa caldissimo, nonostante siano le 6:30. E si fa prima un pit stop in cartolibreria, devo passare anche in edicola a comprare una cosa, e poi abbiamo un paio di commissioni da fare. Mi serve il cioccolato, quelle, le mega barrette grandi, perché vorrei fare un dolce al cioccolato, comunque vorrei fare la caprese, vediamo le due. E poi stamattina ho fatto shopping, cioè un abito che ha un difetto, voglio capire se c'è un altro per cambiarmelo oppure se devo tenermi quello. Stasera invece siamo a cena fuori, siamo a cena dal fratello di Gabriele, che farà lui la pizza. E no, il primo io ho detto che non lo volevo. Ma lo fai pizza il primo? Non me la mangio il primo. E noi lo facciamo. Buonasera. Mamma mia, che occhi. Mi sentite con le cuffie? Ecco, forse è meglio se le levo. Buonasera, noi siamo appena rientrati a cena a casa del fratello di Gabri, praticamente tra il concerto di Vasco, che a me sembrava il concerto di Bonolis, parliamoci chiaro. Cioè, per sentire la canzone è iniziato alle 9, siamo andati via alle 11 e avrà cantato 3 canzoni. Sinceramente a me questa cosa non è piaciuta, nonostante io ami Bonolis. Ma mi sembrava, insomma, chi ha strutturato la trasmissione così abbastanza inappropriato come cosa. Se è un concerto ascolterà la musica, se vuoi fare lo speciale su Vasco non lo chiami concerto. Comunque, niente, prima siamo stati in centro, ho fatto altri danni, ragazze. Cioè, praticamente devo già fare un video di saldi, perché ho comprato un sacco di roba. Ho preso, allora, 3 pantaloni, 2 borse, di cui uno zaino, e che borsa, mamma mia, me la tocchiavo da tanto tempo. E poi ho preso un paio di ciabattine, poi ho preso una maglia barra cardigan barra camicia, non so come chiamarla, spettacolare, e poi ho preso un vestito bellissimo. Tutto questo in un giorno, cioè il primo giorno di saldi già penso di stare a posto. In realtà voglio andare a fare un giro da Primark per vedere com'è durante i saldi, no? Perché non l'ho mai visto nei saldi. E niente, cos'altro vi volevo dire? Ho fatto tanti danni oggi, veramente tanti, cioè faccio il calcolo di quanto ho speso, lasciamo perdere. Che qualcuno veramente mi fermi. E ora vado a nanna perché sono stravolta. Veramente un sonno allucinante. Stamattina mi sono svegliata presto. Gabri e me che si sono svegliate a mezzogiorno, infatti stanno giù ancora. E io proprio, mamma mia, vi do la buonanotte e ci sentiamo domani in questo weekend vlog. Buongiorno. Hello.
Buongiorno, noi siamo in relax. Gabriele sta scegliendo il nome adatto per l'angolo del relax. L'ha chiamato l'angolo della lettura. Ma l'angolo non del ci silenzio. Stanno i libri. L'angolo del relax. Comunque si sta benissimo oggi. Sta iniziando a fare più caldo, eh? Non male, perché stamattina l'aria era ghiaccia. Aia! Facciamo aria. Si è fatta male a prendere questo. Ma la devi colorare quello? Sì. Visto che bello. Che cosa ci possono fare bene? Sì? Se questo poggiapiedi, diciamo, un letto ripulibile, in realtà chiuso sembra un poggiapiedi, ora me lo faccio rivestire e me lo tengo qua fuori. Per fare colazione, vabbè, c'è il tavolo. Beh. Ma dicevi qui al divano, ma io di no. No, 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 qui c'è il tavolo. Eh? Non vuoi stare ce lo tengo? Sì, è voglia, ma perché ora in questi giorni faceva freddo. Le campane ci accompagnano, vediamo quanti rintocchi saranno. Qualcuno li sta contando? No. Le 10, no? Allora sono 10. Non sono 10. Ecco, io sembro selvaggia con questi capelli, ma oggi mi devo fare lo shampoo. Anche meglio, vero? Sì. Brava. E. Nada, dicevo, ora che. Così lo spacchi però. Ora appunto che inizierà di nuovo a fare caldo, si spera, la mattina si può tranquillamente fare colazione anche fuori. Oggi però mangiamo qua fuori, mo. Ora io vado. Non so che caldo, però. No, sta bene. Oh. Ora io vado su, attivo briciola, la metto a pulire e poi mi metto a cambiare i letti e poi mi metto a pulire giù. Versione golf o anche ananas in azione, questo me l'ha fatto Megan prima di uscire col babbo. Li ho mandati al parco, ragazze, perché sto facendo la disinfestazione. Ho appena sistemato tutta la sua camera. Briciola ha fatto il suo dovere alla stragrandissima. Ora ho sistemato la nostra camera da letto, spolverato, e c'è Briciola con la porta chiusa che deve fare il suo dovere perché le aspetta. Io vado a cucinare perché è mezzogiorno, nel frattempo do anche una sistemata giù. Ah, ho lavato il bagno su. Ho provato col bicarbonato e il, com'è che si chiama? E l'aceto a togliere una macchia che, ragazze, non si leva neanche con le cannonate. Ora ve la faccio vedere, voi mi dovete dire come cavolo la devo togliere. Andiamo in bagno. Allora, ecco la macchia, non so se si vede bene, vedete, è, dov'è? Qui, verde. Questa macchia, questo lavandino è usato pochissimo, veramente nuovo, perché il bagno solo usiamo poco. Però una notte ci ho lasciato una bustina di, mi pare, di una tisana, sapete quando la togliete dalla tazza, l'ho lasciata qui e praticamente mi è venuta fuori questa macchia che non riesco a togliere in nessun modo. Stamattina ora qua dentro c'è un odore di aceto fortissimo, ho provato con la pappettina acido e bicarbonato ma non va via. Ditemi cortesemente cosa devo usare per toglierlo, perché ho rovinato un lavandino nuovo. E vedete il resto com'è? Ok, questa è la macchia e non va via, aiutatemi please. Ok, questo l'ho portato dentro, una nuova lavatrice l'ho tirata fuori ma la stendo dopo, un'altra, sentite, l'ho appena messa a fare con i capi delicati miei estivi del cambio di stagione. Adesso voglio fare il ragù, ecco lì c'è la passata, qua mi sono lavata le mani, vorrei anche prendere un po' di respiro. Tra le altre cose, oggi questa tazza dosatrice mi ricorda che volevo fare la caprese o comunque un dolce al cioccolato, vediamo se mi riesce, perché oggi pomeriggio assolutamente voglio andare in giro per saldi, voglio andare da Primark. Quindi ho dedicato la mattina alla casa a pulire, a sistemare, ovviamente non ce la farò a fare tutto, ma chi se ne frega, domani un altro giorno si vedrà, o meglio il prossimo sabato un altro giorno, perché tutta la settimana, come sapete bene, le donne lavoratrici, insomma, stando fuori molte ore è difficile fare tutto, ma durante la settimana si fanno le cose di sopravvivenza. Bene, cuciniamo! Thank you.
back home, finalmente c'era un macello. Io nel frattempo mi sono ducciata, sciampata, si dice sciampata. Comunque c'era un macello da Primark. Avete visto le immagini? Sono riuscita a girare pochissimo perché dovevo fare attenzione a camminare, a guardare le cose, altrimenti non riuscivo veramente. Veramente tanta gente, tanta confusione, e comunque i saldi non ci sono. Se lo volevate sapere, Gabri, la zanzariera è aperta, entra al mondo. Se lo volete sapere, i saldi da Primark non ci sono, cioè c'è uno stand ogni chilometro, quindi pochi, con qualche sconto, cioè con qualche capo sconto, ma io mi rendo conto che i prezzi sono già bassi, però pensavo. Per le cose della casa invece c'è qualcosina in più, ma oggettivamente niente di particolare. Comunque, questo non mi ha fermato perché ho fatto tanto shopping, quindi in ogni caso vi girerò il video haul di saldi pochi Primark, ma insomma, non mi ricordo, abbiamo preso qualcosa in saldo o no? Niente, mi sa, vero? Comunque verificheremo insieme quando faremo il video, perché non me lo ricordo. Niente, io vi ringrazio per aver seguito questo weekend vlog. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Qui un pollice in su per altri video vlog. Vi mando un bacio grosso e ci vediamo la prossima volta. Ciao.